Stefano Pulazza, presidente di Cotari, ovvero i tassisti di Rimini, che sono nell'occhio del ciclone. Costano troppo, fanno sapere dall'Associazione Consumatori. È così? A nostro avviso siamo in linea con tutti gli altri operatori della Riviera e certamente dai dati che sono stati divulgati ad un primo esame può apparire così, però esaminati con attenzione, tenendo conto di altri parametri, perché la corsa non è composta solo dal costo chilometrico e dallo scatto d'apertura, c'è la sosta oraria, i bagagli e tante altre voci, noi ci riteniamo di essere in linea con sicuramente a più a buon mercato rispetto a tutte le altre realtà della Riviera. Ecco, perché come funziona la tariffa Rimini? Allora, la tariffa è su base multipla, costo chilometrico ma anche base multipla, quindi cosa vuol dire? Che oltre al costo chilometrico ci sono anche altri supplementi. Abbiamo i bagagli, abbiamo il festivo, abbiamo il notturno e abbiamo anche la sosta oraria. Ora, parte di questi supplementi nelle tariffe del taxi di Rimini sono più basse rispetto ad altre realtà. Perché più basse? Perché ogni piano tariffario deve essere improntato e strutturato in base alla realtà dove si viene ad operare. Quindi Rimini, essendo una città particolare, turistica, quindi molti bagagli e quant'altro, ed essendo una città particolare nel senso proprio per la sua conformazione, 15 km di lungomare e si estende nell'entroterra a ventaglio, quindi molto ma molto dispersiva. E è una nostra particolarità, infatti, molto spesso fare tantissimi chilometri a vuoto, e qui si spiega, da qui nasce la motivazione del costo d'apertura più alto. Non è stato un caso, è stata una scelta ragionata, ma allo stesso modo abbiamo la sosta oraria molto più bassa, quindi è vero, probabilmente nelle corse molto corte c'è una piccola penalizzazione per il cliente, ma a tutto vantaggio delle corse medie e medio-lunghe. Esistono delle convenzioni con clienti particolarmente importanti? Certo, noi abbiamo centinaia di convenzioni, centinaia documentabili, e tipo? Tutti i clienti che chiamano nell'arco dell'anno con assiduità, quindi prezzi molto bassi e fissi. Oltretutto abbiamo... Quindi per capirci dalla fiera, dal... Per arrivare al dunque, abbiamo approntato da diversi anni delle convenzioni con il Convention Bureau, quindi la società che gestisce il Palacongressi. Questa struttura ha per tutte le tratte, quindi stazione, aeroporto, hotel, tutti gli hotel della zona di Rimini, a prezzi fissi, quindi tariffe fisse oltre le quali di massima che noi non andiamo. Molto spesso il tassametro segnerebbe cifre ben superiori, però noi abbiamo questo accordo ed è un accordo che ad almeno 8 anni che è in vigore. Quindi più c'è un tetto massimo. Ultima cosa, polemica aeroporto, adesso dal 1 aprile scatta l'obolo a 5 euro, il vostro punto di vista? Dal nostro punto di vista la richiesta è veramente esosa, noi siamo disponibili a una trattativa, a trovare un compromesso. Siamo stati provocati sui giornali dal presidente Fincato, il quale ha detto, cito proprio testuali parole, i taxi a Rimini sono troppo cari e quindi è come se fosse giusto richiedere questi 5 euro. In un certo senso il tutto è apparso come un... è sembrato quasi, leggendo i giornali, che l'aeroporto si fosse fatto paladino per la tutela dei clienti. Ecco, fino a ieri vi chiedevano 2 euro, adesso cosa farete? Adesso 5. A questo punto noi raccogliamo la provocazione. Bene, questo 20% a questo punto, se dobbiamo versarlo, noi lo vogliamo, vogliamo che venga a totale beneficio dell'utente. Okay? Quindi soldi che rimangono in tasca al cliente. Che rimangono in toto al cliente. E l'aeroporto, a nostro avviso, a questo punto non ci sarebbero più le condizioni per pagare questo pedaggio.